Vediamo invece adesso proprio una posizione vera da partita, che è quella di carta, adesso metto giù la posizione finale. Questo è il Giuseppe Lattach e torni indietro, sostanzialmente. Non mi ricordo esattamente come si chiami, ma vabbè, qui verosimilmente quella già esiste. Il nero che vuole difendere l'angolo. Bianco collega e nero lì per uscire. Far giocare questo bianco raramente buono. Quindi questo qui è un giudice che è abbastanza normale. Questo mi capita spesso. Adesso c'è questo bianco che va dall'altra parte e la partita prosegue. Nero ha una possibilità di collegare quest'angolo a questa pietra, che chiaramente dà dei vantaggi, perché oltre all'uscita su questo lato c'è un'uscita su questo, questa non è una pietra debole, casomai lo sia adesso. Qual è? Mi viene in mente una soluzione banale. Vediamo. Il bianco deve difendere in qualche modo, però adesso posso difendere soltanto una delle due parti. Potrebbe anche bastare. Qui sei collegato. Però lì è molto debole. allora, queste vengono catturate, ma è un agi che ti tiene, che ti porti dietro. Per esempio, il bianco potrebbe iniziare da qui. A questo punto, se tu difendi qua, come vorresti fare, devi vedere se trovo il permettere. Perché chissà mai che in qualche modo, intanto iniziamo a sparire libertà su queste pietre. Si deve anche un po' preoccupare di cosa succede. C'è tanto agi, non è detto che bianco riesca per forza di venire qui, però è un delirio di minacce che ti lascia dietro, e poiché c'è un modo migliore di connettere, questa non è la tecnica migliore. Ok, quello è il cavallo che abbiamo visto. Allora, è chiaro che se bianco collega, nero collega qui, mi ha collegato tutto. Per cui se bianco non vuole fare collegare nero, ha un paio di possibilità. Uno è scendere, poi palesemente suicida. Rispetto a quella di prima con i co, qui nero tra l'altro ha più libertà, cioè c'è sempre magari dell'agi qui, ma poco, perché
perché prima delle pietre uscivano da qui avevano qualche libertà, queste più lunghe non le avranno mai, e queste ne erano più libertà. L'altra è provare a giocare qui. Però di nuovo nero e su bianco, questo su bianco che scende, nero fallito. Per cui un'altra volta abbiamo un cavallo che fallisce. Cosa vuol dire tagliare dire? Il cavallo.